Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Oggi andiamo con la prova di Cantù. Io ho comprato questa maschera. C'è sia il shampoo che il balsamo, c'è anche un tipo di gel, che a me non piace usare i gel sui capelli, al massimo uso i semi di lino, oppure ho un prodottino che nel prossimo video scoprirete. Una cosa stupenda, facilissima, super economica e vi darò un risultato pazzesco sia per i capelli che per il viso. Questo è un segretuccio, prossimo video. Comunque, proviamo questo prodotto. Cominciamo. Allora, io seguo i passaggi che ho visto sulla rete per l'utilizzo di questo prodotto. Allora, loro bagnano i capelli, infatti ho bagnato i capelli, ma l'unica cosa che nel spruzzino ci ho messo acqua e aceto di mela, una goccia di aceto di mela. Vado a bagnarli tutti bene e poi comincio a applicare il prodotto e pettinarmi i capelli. Comunque, facendo questo trattamento, facendo questa tecnica, sinceramente a me assolutamente non mi piace. Preferisco lavarmi i capelli sotto la doccia e poi dopo applicarlo, perché così sui capelli semi bagnati si usa molto più prodotto. Io questa tecnica la posso fare se sto facendo un bagno di idratazione o sto facendo una maschera per i capelli, allora questa tecnica va bene. Adesso ho pittinato questa parte, l'ho rullata, adesso le rullo meglio, ma voglio farvi notare una cosa. Guardate bene, con i capelli lisci ho l'occhio più grande che i capelli ricci. Guardate bene, guardate la differenza. È impressionante, sono rimasta un po' scioccata di questa cosa qua, non l'avevo mai vista fatta prima, fare metà e metà. Dopo che ho pettinato tutti i capelli, adesso vado a rullarli o vado a usare la tecnica per avere il riccio più definito. Ovviamente sto seguendo tutti i passaggi che ho visto, questa parrucchiera per i capelli ricci, sto seguendo i suoi passaggi. Comincio a fare delle ciocche piccole e comincio a pettinarli e rullarli, ma sapendo che sono pettinate abbastanza bene il prodotto proprio penetrato, e se avete questo pettine bene, se no lo fate con le mani. Nel frattempo vi racconto un po' la mia storia con i miei capelli. Io da piccola odiavo i miei capelli, erano crespi, erano brutti, a casa tutte le mie sorelle avevano i capelli lisci, belli, ero l'unica con i capelli crespi, brutti. Non mi piacevano e infatti mia mamma mi mandava quasi tutte le settimane da quando ero piccola piccola dalla parrucchiera per farmi i capelli lisci e ne avevo tantissimi, ma tanti tanti, poverina, ogni volta che me li pettinava non mi andava tutti i santi, mi faceva un male, me li ricordo tuttora. E quindi all'età di 14-15 anni ho cominciato a fare il trattamento di cheratina, il trattamento per lisciare i capelli, e questa cosa l'ho fatta fino all'incirca il 21 anni. Come vedete, adesso separo i rullini che ho fatto, perché se no così non mi rimangono il riccio proprio boccoloso, a me non piace il riccio boccoloso. Comunque, fino al 21 anni usavo questi trattamenti liscianti per i capelli finché l'ho distrutti completamente. Ne avevo tantissimi capelli, al 21 anni ne avevo veramente molto pochi. E un bel giorno ho deciso, basta, ho deciso di non usare più niente, di lasciare i miei capelli alla loro forma naturale. Quindi i miei capelli sono passati da così a così, a così crespi, a super voluminosi. È stata un'altalena. Io all'inizio, quando ho cominciato ad avere i capelli più ricci, più passava il tempo, più diventavano più ricci, più applicavo tantissime maschere o bagni o impacchi di oli. Io mettevo l'olio di argano, l'olio d'oliva, mischiavo tantissimi oli, me li mettevo con le varie maschere, ovviamente sempre prodotti naturali, tipo l'aguacate, l'avocado o
le maschere, i balsami, mischiavo tantissimi balsami, li lasciavo di solito tutta la notte e dopodiché il giorno dopo sapevo che devo lavare i capelli, quindi facevo questi impacchi oppure facevo solo esclusivamente tantissimo olio, usavo una quantità di olio sui miei capelli pazzesca e usavo solamente la linea di Garnier per i capelli ricci, il shampoo, il balsamo, il trattamento che non si sciacqua e tantissimo olio. Dopodiché, quando sono venuta qua in Spagna, è cambiato tantissimo il mio capello perché qua l'acqua è molto calcarica, quindi secca tantissimo i capelli. Infatti, mi sono caduti tanto, tanto, tanto. In più, ovviamente, adesso ho più coscienza, più conoscenza dei vari trattamenti e come voglio i miei capelli, perché ovviamente prima mi uscivano come uscivano. Adesso, ovviamente, li faccio uscire come voglio io. Ad esempio, se ho una serata, so come pettinarli, so che prodotto metterli e soprattutto il risultato di 15 anni che ho i capelli ricci. Ho imparato prima di tutto amarli, accettarli, li adoro e soprattutto devo tornarmi rossa. E più che altro i prodotti naturali. Tantissimi prodotti naturali fanno veramente bene ai nostri capelli. Questo trattamento contiene alcol, glicerina e derivati del petrolio, credo che siano vasellina anche. Olio di oliva, vitamina B, olio di cocco, di soia, di jojoba, di mango, di argan, di nemo, di macadamia, estratto di uva, salvia e avocado, succo di aloe vera, zucchero di canna, estratto di limone, di mela e di camomilla. Quindi di prodotti ne ha. Infatti questo mascara, balsamo, non so come definirlo, condizionatore, contiene davvero tantissime cose che fanno bene ai capelli, infatti è ricco di oli, ricchissimo. E si possono fare anche degli impacchi proprio con questo prodotto. E proprio ne vale la pena. Costa 9,99 euro dove l'ho comprato, ma online su Amazon può costare anche di meno. Guardate, guardate che bel riccio. Andiamo dietro. Sono un pochettino più schiacciati di quello che sono abituati. Cerchiamo di separare questi. Guardate, anche se quando li separo, io infatti quando devo separarli separo che sono così, che non sono né troppo bagnati né troppo asciutti, umidi. Allora, il risultato sicuramente si vedrà meglio domani. Sul riccio è spettacolare, davvero spettacolare. L'unica cosa che io sento, questa sensazione, sapete quando mettete un sacco di olio sui capelli? Quella pesantezza sento. A me piacciono che sia il riccio sia bello solamente la parte sotto, ma non con questa pesantezza. Anche quando li tocchi sono morbidissimi, sono veramente morbidi, però sembrano con le mani unte. Sapete l'effetto che fa delle mani unte. Comunque vi terrò aggiornati domani, sicuramente domani vi darò la conferma. Però guardate che, guardate la cosa bella. Eccoci, siamo al secondo giorno. I ricci sono veramente molto belli, molto 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 belli, molto belli, ma anche qua sotto sono bellissimi, sono molto definiti, molto belli. L'unica cosa che mi sento i capelli, come vi ho detto prima, li sento pesanti, li sento come fossero molto unti, e quindi a me questo effetto non è che mi piace molto. E il fatto che comunque anche i capelli sono molto schiacciati perché sono pesanti, cioè il riccio è molto pesante, quindi non dà il volume, e quindi non vedo l'ora di lavarmi i capelli. Li laverò e farò il trattamento sui capelli bagnati e vi darò le notizie su Instagram e Facebook. Comunque li do
un 7 per il momento, questo prodotto, ok? Le do un 7. Idrata tanto, farricio bello, definito, togli via il crespo, però non è per me perché impesantisce troppo i capelli, ok? Quindi li faccio il lavaggio come vi ho detto, li lavo, li preparo come faccio io di solito e vediamo che effetto mi dà sui capelli, però comunque i ricci sono splendidi. Bella gente, mi raccomando, vi darò delle notizie su Instagram e Facebook. Se vi piace questo video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Alla prossima!